Benvenuti a questa quarta parte del corso sulle banche dati dal titolo Perché organizziamo i dati in più tabelle? Dopo aver superato lo scoglio della lezione precedente, già preannunciata come la più pesante del corso, spero almeno che siate sopravvissuti alla lezione precedente e quindi ci ritroviamo a questa lezione, nella quale appunto ci chiediamo come mai, cos'è il vantaggio di organizzare i dati in più tabelle, poiché a qualcuno potrebbe sorgere il dubbio che ci stiamo complicando la vita per nulla. Insomma, basta crearci una tabella, metterci tutti i dati che vogliamo in quella tabella e una è molto più facile da gestire. È vero? È veramente vero che così non sarebbe più semplice, quindi avere tutto in una sola tabella? E io vi rispondo subito, ovviamente, direi proprio di no. E ve lo dimostro con un esempio pratico, quindi facciamo un esempio dunque con una tabella che contiene dei libri pubblicati da varie case editrici. Ecco, questo è un estratto di contenuto di questa ipotetica tabella, dunque una tabella unica, ecco. Chi mette in dubbio l'utilità di suddividere i dati in più tabelle potrebbe ritrovarsi a lavorare appunto con una singola tabella che contenga sia i titoli dei libri, i nomi degli autori, il genere dei libri, la casa editrice e l'indirizzo della casa editrice, per esempio. Un estratto di questa ipotetica tabella. Allora, cosa notiamo come prima cosa in questa tabella? Che le informazioni dell'autore, del genere, della casa editrice e del suo indirizzo sono ripetute più volte, le medesime informazioni sono ripetute più volte. E più è popolata la tabella, ovvero più righe abbiamo archiviato in questa tabella, più saranno le ripetizioni di queste informazioni, ovviamente, aumenta la probabilità di dover archiviare più volte la stessa informazione con più righe accumuliamo in questa tabella. Vediamo che il titolo, vabbè, siccome ogni riga rappresenta e descrive un titolo di un libro, il titolo sarà univoco come informazione, perché archiviamo appunto un libro per ogni riga, quindi ogni libro ha un suo titolo differente. Quindi titolo 1, 2, 3, 4, 5, 6 sono diversi, però gli autori possono essere in comune per diversi titoli di libri, ovvero un autore ovviamente scrive da uno o più libri nella sua carriera ed ecco per esempio che le prime due righe rappresentano due libri scritti dall'autore 1, così come il quarto libro, quindi abbiamo già scritto tre volte autore 1, autore 1, autore 1. Autore 2 in questo estratto di tabella è presente una volta sola, ma supponiamo che in questa tabella ci siano archiviati 1000 libri, l'autore 2 può anche apparire 20 volte. L'autore 3 appare già due volte in questo piccolo estratto di 6 righe, così come il genere del libro, giallo, 1, 2, 3 volte, storico 2 volte, avventura una volta. Casa editrice Mondadori due volte, Casa Grande due volte, Delphi due volte, così come il rispettivo indirizzo. Ecco, vedete che seguendo, diciamo così, l'idea di voler gestire il tutto in una singola tabella perché apparentemente sembra più semplice, avremmo in questa tabella molte volte ripetuta la stessa informazione. Cosa comporta questo? Quindi, essendo le informazioni inserite manualmente, ecco, qui intendo con l'applicativo o le finestre che ci permetteranno di inserire questi dati nella nostra tabella, noi avremo a disposizione magari anche un semplice foglio Excel, per carità, però avremo a disposizione un qualcosa, un supporto informatico, un formulario da riempire per ogni libro e quindi per archiviare in tabella questi dati, avremo a disposizione quindi un supporto informatico per compilare questi dati. Ecco,
E generalmente, appunto, al nostro livello casalingo semplice avremo degli inserimenti manuali, quindi compileremo manualmente, popoleremo manualmente la nostra banca dati. Non abbiamo inserimenti che so via scanner automatici con riconoscimenti dei caratteri, eccetera, eccetera, cose più complesse, magari anche per infrastrutture più grandi che non la nostra semplice banca dati casalinga. Vabbè, comunque. Diamo per acquisito che le nostre banche dati le popoleremo noi manualmente, man mano che ci arrivano sotto mano le informazioni, in questo caso i libri, e quindi dobbiamo fare affidamento alla precisione di chi inserisce questi dati. Può essere noi stessi, un amico, un familiare. Dico precisione perché questi dati, proprio come presentati qui nell'esempio, sono testuali, quindi il titolo, vabbè, viene inserito, l'autore. Deve essere sempre inserito così per poter poi estrapolare e riconoscere sempre questo autore. Dovrò sempre scrivere precisamente autore 1, autore 1, autore 1, eccetera, e non magari autore 1 con uno spazio in mezzo perché quel tal giorno a me gira così di voler inserire autore con lo spazio 1, perché autore 1 senza spazio è un autore diverso che autore spazio 1, eccetera, eccetera. Quindi capite com'è delicata la gestione di tutti i dati della banca dati in una singola tabella. Dobbiamo garantire la coerenza di tutti i dati inserendoli precisamente ogni volta come l'abbiamo inserita la prima volta. Giallo deve essere sempre scritto giallo, senza errori di battitura, Mondadori sempre così con la M maiuscola, ma se una volta mi capita con la M minuscola è già diverso, eccetera, eccetera. Avete capito un po' il problema, eh? Ecco, quindi basta una facilissima distrazione per avere. Per esempio, una riga con scritto giallo correttamente, l'altra giallo, un errore di battitura classico può succedere a tutti, oppure una riga con Mondadori, l'altra con Mondadori SPA, perché, che so, il nostro amico o familiare sa che il nome completo della casa editrice Mondadori, per esempio, sto inventando, comunque avete capito il concetto, è Mondadori SPA, vuole essere preciso, inserisce una volta Mondadori SPA che sarà diverso dal semplice Mondadori. Insomma, ecco, addio alla coerenza dei dati. Man mano che accumuliamo dati in questa tabella, possono succedere semplici errori di battitura o più o meno precisione nell'inserimento dei dati, e tutti questi dati testuali possono diventare leggermente diversi tra una riga e l'altra della tabella. E questo è un problema. Se oltretutto, se ci si accorge che è stato fatto un errore, riguardando il contenuto della nostra tabellona, ci si accorge di un errore qua e là, e quindi questo errore dovrà essere corretto magari n volte nelle n righe dove è stato fatto l'errore. Ecco, mettiamo che su 1000 libri 200 volte ho scritto Mondadori e 300 volte ho scritto Mondadori SPA, o correggo uno o l'altro, ma saranno 200 o rispettivamente 300 correzioni manuali da fare nella nostra tabella. Quindi vedete che tutto sommato, ciò che potrebbe sembrare a prima vista più semplice, quindi l'uso di una singola tabella per tutti i nostri dati, in realtà a lavori iniziati, quindi a utilizzo della tabella, iniziato e accumulato, accumulando i dati nella tabella, in realtà questo si rivela una palla al piede, si rivela un disagio evidente. Perché è sicuro che dovendo inserire le stesse informazioni più volte manualmente, è sicuro che prima o poi un errore capita e la coerenza dei dati va a ramengo. Quindi, cos'è la soluzione? Evidentemente la soluzione a questi problemi e una soluzione che favorisca anche la coerenza dei dati è quella di avere più tabelle con diversi cataloghi di informazioni, diversi insiemi di informazioni, di attributi suddivisi in più tabelle. Per esempio, nel nostro caso qua, sempre basandoci su questo esempio di una tabella che descrive i titoli dei libri, potremmo avere una tabella con i generi dei libri legata con una semplice chiave esterna automatica alla tabella principale dei titoli. Cosa intendo? Potremmo avere una tabella dei generi che è questo, quindi giallo, storico, avventura, eccetera, eccetera, in una tabella, un catalogo, una tabella catalogo di decodifica
A parte, quindi separata da questa tabella principale che descrive tutti i titoli dei libri. Avendo questa tabella separata, come abbiamo visto nella lezione precedente, noi possiamo legare logicamente le due tabelle tramite chiave principale nella tabella dei generi dei libri e chiave esterna nella tabella principale. Quindi avremo, invece di scrivere giallo, qui avremo il codice corrispondente alla voce giallo nella tabella genere di libro. Ecco, cos'è il vantaggio? Che noi gestiamo nella tabella genere di libro i vari tipi di genere e dobbiamo scriverci una volta sola giallo, per esempio, oppure avventura, oppure storico, eccetera, eccetera, fantascienza, quello che volete voi, tutti i generi di libri che conoscete, li gestiamo in questa tabella catalogo. La chiave automatica, la chiave principale automatica di questa tabella creerà man mano il codice corrispondente 1, 2, 3, 4, 5, eccetera, eccetera, eccetera. Nella tabella principale dei libri, noi qui metteremo il codice corrispondente. Mettiamo che giallo sia il codice 4, qui metteremo 4, 4, 4, eccetera, eccetera. Ecco. Cosa succede? Cos'è il valore aggiunto di agire in questo modo, di suddividere i dati in più tabelle? Che abbiamo scritto proprio la parola testuale giallo una volta sola in questa tabella e solo il codice viene ripetuto tante volte quante è necessario nella tabella principale. Vantaggio: se ci capita di fare un errore di battitura nella tabella catalogo dei tipi di libri, scriviamo giallo lì. Dobbiamo correggerlo una volta sola, basta cambiare giallo in giallo e automaticamente tutti i libri legati a quel codice diventeranno correttamente giallo e non più giallo. E valida stesso discorso per le altre informazioni di questa tabella, ovviamente. Ecco, secondo vantaggio, diciamo così, che anche se scriviamo, associamo il codice sbagliato per dire questo doveva essere un giallo, ma è diventato di avventura perché abbiamo sbagliato il numerino del codice, cambiare, che so, il codice 5 in codice 4 è molto più facile che non doversi passare tutto il contenuto della tabella e verificare che giallo sia sempre scritto giusto in tutte le 1000 righe della tabella. Quindi diventa molto più facile anche eventuali proprio errori di associazione di codice fra tabelle. E voilà, quindi ecco, avete capito che, o vi ho mostrato con questo esempio pratico, che c'è un vantaggio indubbio, indiscutibile nel suddividere i dati della nostra banca dati in più tabelle. Laddove in una tabella si riscontrano delle informazioni che devono essere ripetute per ragioni di contenuto di questa tabella, come per esempio questa dei titoli dei libri, si vede istintivamente, automaticamente, per esempio, che io posso avere più libri dello stesso autore, quindi l'informazione autore dovrà essere ripetuta se li lascio nella singola tabella. Ecco che l'informazione, l'attributo, la colonna di questa tabella, il campo autore, è un candidato a essere estrapolato da questa tabella e diventare una tabella per conto suo, la tabella degli autori, che poi possono essere facilmente associati a questa tabella principale con il rispettivo titolo. Così come il genere, che abbiamo visto nell'esempio, così come la casa editrice, che verrà o è una candidata ad essere estrapolata per conto suo in una tabella col suo indirizzo. Ecco, mettiamo che per ogni casa editrice viene gestito un singolo indirizzo, queste due informazioni possono essere chiaramente estrapolate in una loro tabella per conto loro delle case editrici. Così la tabella principale verrà ridotta al titolo testuale, perché il titolo deve pure essere scritto da qualche parte, il codice dell'autore, il codice del genere, il codice della casa editrice. Così avremo una costellazione di tabelle a contorno della tabella principale che ci permettono di gestire semplicemente dei cataloghi di informazioni. Ripeto, se si fa un errore nel catalogo, l'errore viene corretto in un punto solo e automaticamente si replica la correzione su tutte le righe della tabella principale. E poi, anche se si fanno degli errori di assegnazione di codice, è molto più facile gestire dei codici numerici, modificarli, che non dei testi scritti manualmente ogni volta, singolarmente, riga per riga. Ecco, quindi
È evidente il vantaggio di suddividere quindi i dati in più tabelle per garantire coerenza nei dati in quanto tale e anche qualità nei dati, quindi per garantire anche proprio la qualità e la precisione e l'esattezza dei dati. Quindi non c'è dubbio che la strada di suddividere in più tabelle è quella da seguire. Ecco, per chiudere il discorso di questa quarta parte del corso, accenno ancora una volta, come già ho accennato nella parte precedente, che per garantire la coerenza dei dati, queste tabelle devono essere legate o relazionate fra loro, quindi alla fin fine. È quello che ho cercato di spiegare anche durante la spiegazione di questo esempio. E quindi queste relazioni e questi legami fra tabelle saranno il tema della prossima parte del video, del corso, scusate, della prossima parte che in un certo qual modo, partendo dalla parte precedente, questa e la prossima, chiuderanno un po' il cerchio di tutto questo discorso delle varie tabelle che compongono una banca dati. Quindi, qui vedete nello sfondo della videata le tabelle della nostra banca dati del corso che ci aiuta a svolgere questo corso e vedete che le tabelle qui sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tabelle con le quali ho deciso di disegnare la nostra banca dati e queste 7 tabelle ci permettono di descrivere la nostra attività degli interventi sui PC. Quindi nel prossimo video vedremo un attimo più in dettaglio queste 7 tabelle e come vengono relazionate, come vengono vincolate una all'altra per garantire appunto la coerenza dei dati. Ecco, per questo video direi che è tutto. Concludo qui con un saluto, vi attendo alla prossima parte. Ciao ciao!